Parlare di sé significa mettersi a nudo. Spogliarsi completamente delle vesti che indossiamo ogni giorno, a seconda dell'ambito e delle interazioni che potrebbero capitarci. Per chi non fosse abituato a mostrare la sua interiorità, questo può essere umiliante. Qualunque persona possiede un passato tanto complesso quanto il mio. Il termine tedesco per esprimere l'esatto momento in cui lo si realizza è Sonder. La cosa interessante è che ogni individuo ha un nucleo di esperienze e pensieri, i quali vengono nascosti e non rivelati, anche agli amici o partner più stretti. Le persone sono un grande mistero. Ciao! Ciao! Come stai? Bene, ti ringrazio. Ti ho portato questo. Non mi piacciono i regali, lo dovresti sapere. Sì, è vero, hai ragione. Però so che questo in particolare ti piacerà. Una sfera di vetro. Ne avevamo parlato la prima volta quando ci siamo visti, a scuola. Proprio così. Buon Natale, allora. Anzi, fai finta che non esista il Natale. Mi sentivo solo di farti un regalo. Grazie. Tutto sommato lo apprezzo. Come facevi a sapere che lo avrei accettato ugualmente? Accidenti. Mi umilia un sacco il fatto che tu mi conosca a tal punto. In un certo senso hai ragione. Farsi conoscere implica cedere del potere nelle mani di una persona. Posso percepire questo potere dentro di me. Che cosa ne farai? Niente. Niente? Non userai questo potere contro di me? No, mai! Ma perché dovrei? Scusami, non sono abituata. Immagino tu abbia ragione. Ma in realtà non è neanche quella la questione. Il fatto che tu mi conosca è sufficiente ad umiliarmi. Mi sento nudo. Sono passati diversi mesi dall'ultima volta in cui io e Mnemosine ci siamo visti per l'ultima volta. Si sono formate delle tensioni fra di noi e non ho più avuto il coraggio di vederla. Non credo ci fosse da parte sua una grande intenzione di vedermi, in ogni caso. Ho pensato che conoscere Mnemosine l'avrebbe portata ad accettare la mia fiducia. Avrei voluto conoscerla più a fondo. Ora che la mia fiducia è materializzata ed è stata rifiutata, non so cosa farmene. Ricordo più il suo volto. Non mi ricordo più il suo volto. Non posso lasciare che i miei ricordi di Mnemosine sbiadiscano così. Devo vederla. Devo stabilire un contatto. Perché? Perché mi sono legato così tanto a lei quando in realtà ho potuto vedere solo una piccola parte del suo labirinto?
È assurdo per me pensare ad una cosa che una volta era vicina a me, ma che ora mi è semplicemente scivolata dalle mani. Non posso fare altro che correre, posso solo correre, ma non posso scappare. Le persone possono entrare e uscire dalla nostra vita, a loro piacimento. A volte nemmeno possiamo ricevere delle risposte ai quesiti che tartassano la nostra mente. Perché? Cosa ho sbagliato? Cosa avrei potuto migliorare? Quali sono le tue motivazioni? Ho bisogno di spiegazioni affinché io possa riprendermi dalla perdita più facilmente. La verità è che a volte non riceviamo una risposta perché neanche la persona che stiamo interrogando potrebbe darcene una. A volte non c'è neanche una reale risposta. A volte la risposta c'è, ma non si ha la forza di comunicarla. Sarebbe come mettersi completamente a nudo. Una compatibilità può durare per anni, decenni, o solo per qualche passo all'interno del labirinto.